C'è con noi il rappresentante di Assoturismo, vero? L'Abruzzo? Così si dice, Della provincia di Teramano, provincia Teramo. di Teramo, sì. Diventerai di tutto l'Abruzzo prima o poi. Potrebbe Potrebbe accadere. accadere. Oh, tutti stanno rompendo le palle in questo periodo sulla tassa di soggiorno, si mette, non si mette, Di Girolamo la mette, poi Alba la mette, la rimette, con Giulianova che ce l'ha dall'anno scorso, Giovannelli che non la vuole, Pasquarelli dice di sì. Che sta accadendo? Sta accadendo una grande Ah, ecco. confusione, questo è inutile dire, la questione è così, perché è una, prima di parlare degli imposti di soggiorno si parla di turismo in Ma ho detto generale. il tuo nome? Gianluca Grimi, Ma ma non l'ho penso di te, detto, ho non l'hai detto solo detto. l'incarico. Vabbè, Gianluca Grimi, Gianluca ex Grimi. assessore al Comune di Genova al turismo, poi siccome andava molto bene è stato tolto e adesso sta a più alti No, livelli, insomma, vero? da anni che mi occupo del turismo teramano e del gruppo Confesercenti Assoturismo, penso che i telespettatori ben ci Andavi ricordino bene sotto però, questo andavi punto di bene a vista. Palazzo. L'hanno Penso tolto. di avere fatto, no, penso di avere fatto un buon lavoro e il mandato che mi è stato affidato, che è quello di aver Meglio dato un. questo che mandati catture, perché in questo periodo sai, eh. No, no, grazie a Dio non sono mai rimasto implicato in questi discorsi e non ci tengo Ho detto, nemmeno. non ci tengo e non ci tesi mai. Non ci tengo, non ci tesi, questo non lo Allora, sapevo molto tu la bene. vuoi la tassa di soggiorno? Ma io Serve ai voglio. comuni purché questi incassi siano tutti destinati al turismo, cioè Io al. voglio una discussione seria, Ecco. organica, giusta, fondata e progettuale sul turismo teramano e abruzzese in generale. L'imposta di soggiorno è uno dei metodi che ci sono per il finanziamento della promozione turistica, però come sempre la questione è stata impostata decisamente male. Cioè, non è stato chiesto agli operatori del sistema turistico, perché attenzione, prima cosa non si parla solo di albergatori, si parla di albergatori, si parla di tutto quello che è il mondo extraalberghiero, direttamente anche le case private, bed and breakfast, tutto quello che riguarda il mondo del turismo è coinvolto in questo discorso. Per cui, quando si parla di questo, si parla già che sulla costa teramana sono i maggiori contribuenti dei comuni. Quando si sente dire che il comune X va alla fiera Y, in realtà non è il comune che tira fuori i soldi, sono gli operatori del settore del comune che sponsorizzano, vanno a quella fiera e si portano dietro l'assessore piuttosto che non altro. Così funziona. Come è vero che la maggior parte delle manifestazioni che succedono sulla costa teramana sono finanziate dagli albergatori, dai balneatori, e questo è già quanto. Qui Allora, detto penso che nessuno. Ciò detto, quando ciò. si parla di imposte di soggiorno, oppure quando si parla di progettualità sul turismo in una regione che ne ha bisogno, un bisogno estremo, perché nella realtà dei fatti noi è da 10 anni che come regione non facciamo marketing strategico, cioè non rinnoviamo la nostra immagine, non andiamo sulle televisioni nazionali a farci conoscere. La nostra immagine è ancora ferma, grazie a Dio, a quella della regione verde d'Europa, a cui però non abbiamo più dato seguito fattivo. Allora lì ancora siamo rimasti. La promozione, chiusa la PTR, è finita. Quello che gli operatori vogliono sentire non è aggiungere un'imposta in più o in meno. Si doveva fare un ragionamento di questo genere. Allora, noi comuni, o io comune, o chi per esso, vogliamo progettualmente promozionare la nostra città, la nostra costa. Vogliamo fare questo progetto, vogliamo mettere, che ne so, i pulmini che si spostano da Pineto a Tortoreto Alto, vogliamo portare avanti questa progettualità. Per fare questo pensiamo di in prospettiva introdurre l'imposta di soggiorno. Questo era un discorso serio e concreto. Non ti puoi svegliare al mattino e dire: mettiamo l'imposta di soggiorno, poi vediamo cosa faremo con quei soldi. Non è accettabile questo discorso, come così non è stato fatto nelle città che già precedentemente l'hanno introdotta. Possiamo fare l'esempio di Vasto, per esempio, San ma di Benedetto anche. San Benedetto. Lì c'è stata una progettualità concorsuale con gli operatori. Cioè, innanzitutto
Mancano le consulte del turismo. Che io sappia, la consulta del turismo, cioè quell'organismo che costantemente si coordina con l'amministrazione comunale per quanto attiene le problematiche e la progettazione del turismo, sta a Giulianova, che è stata la prima d'Abruzzo, che ha portato ottimi risultati. Cioè, si fa prima una progettualità sulla promozione turistica della città, cioè si deve avere un'idea di quello che si vuole fare, non solo della singola manifestazione, ma chi siamo, chi vogliamo essere, dove vogliamo andare, cioè abbiamo turismo familiare, abbiamo turismo giovanile, si fa tutta questa analisi, dopodiché si decidono gli investimenti che occorrono, sugli investimenti che occorrono si fa eventualmente il ragionamento sull'imposta di soggiorno. Dove questo è stato fatto, la conflittualità è chiaro che è stata minore, perché c'è una progettualità dietro. L'errore che stanno facendo ancora adesso un singolo comune, ma i comuni in generale, è che da un momento all'altro si svegliano e decidono vogliamo fare tot, e gli operatori chiaramente dicono ma cosa ci vogliamo fare con queste, con questi fondi? C'è una progettualità provinciale? C'è una coscienza territoriale? Vogliamo fare un esempio, molti teramani, anche illustri, quest'anno sono stati in Salento. Allora, chi è stato in Salento, per esempio, non vi dirà sono stato nella cittadina Y, vi dirà sono stato in Salento, vero, perché c'è una coscienza territoriale, c'è un territorio dove c'è mare, dove c'è la Taranta, dove ci sono servizi, dove uno è un territorio che viene promosso, addirittura oggi il brand Salento è più conosciuto, il marchio Salento, ecco, è più conosciuto, c'è la parola italiana, c'è la parola, l'adoperata. Prometto quest'oggi di parlare decisamente in italiano, senza inglesismi. Il marchio Salento è decisamente più conosciuto allo stato attuale del marchio Puglia. Questo non accade in Abruzzo, e in Abruzzo non può essere trainante solo il nome Abruzzo, perché la regione Abruzzo è una regione poliedrica, è una regione che ha coste larghe e sabbiose, è una regione che ha, per esempio, la costa dei Trabocchi, che ha tutt'altre caratteristiche. Esiste il comprensorio del Gran Sasso. Stiamo bene allora noi. Siamo benissimo dal punto di vista naturalistico. Tu fai il bagno e vedi Gran Sasso. Il paradosso è che queste bellezze naturali, che stanno tutte in una singola regione, non vengono promosse nel modo giusto. Chi è la colpa allora? Ma vogliamo dare la colpa anche all'associazione di categoria? Ce la prendiamo, no, ma dici, la colpa ma chi è... deve programmare l'assessore regionale al turismo o no? Come primo. L'assessore regionale al turismo ce l'abbiamo da 7 mesi, se vogliamo chi dirlo c'era chiaro. Prima? Chi c'era prima? Perché negli ultimi 3 anni la delega al turismo era in capo al presidente Luciano D'Alfonso, che ritengo che con tutta la buona volontà avesse tutt'altro da fare che non occuparsi di una singola delega. Ho capito, ma la delega al turismo è una delle principali della regione. Deve avere un assessore che si occupi solo di quello. E finalmente allo stato attuale, è arrivato l'Olli. Allo stato attuale evidentemente non è stato così, perché per fare promozione turistica occorre attenzione, conoscenza della materia e risorse. Senza quello non si va da nessuna parte, e ce ne siamo perfettamente accorti. Ma che ci sia un deficit promozionale nella nostra regione è assolutamente sotto gli occhi, sotto gli occhi di tutti. Hanno responsabilità anche i comuni, e qui parlo dei comuni specificatamente costieri della costa teramana, perché questi comuni da anni hanno a che fare con gli operatori, da anni vivono di turismo, ma si sono sempre ben guardati dal creare un corpo unico, una coscienza territoriale, un marchio fondato e riconoscibile della costa teramana. Se io chiedo un'altra volta come si chiama il nostro territorio, a questo nome non c'è risposta. Cioè, si dice genericamente costa teramana, ma non è pieno di contenuti, cioè non... Allora, imposte di soggiorno, okay, ma che ne facciamo con queste imposte di soggiorno? Si tentò un tentativo, si fece di Costa Blu, di chiamare la Costa Blu, perché tutti prendevano la bandiera blu. Era un ottimo tentativo, Mimì di Carlo lo fece. La lanciò, però non venne raccolta. Non venne raccolta, e adesso... E così ti poteva chiamare, un modo c'era adesso, vedi? Ma è un lavoro che è stato fatto 15 anni fa e adesso avrebbe portato i suoi risultati. Le bandiere blu se ne sono volate, ma li stiamo recuperando. Poi per fare turismo, qui parliamo di turismo, di bike tourism, questo non è l'inglesismo. Cos'è?
il turismo in bicicletta, Ah, ecco. adesso va tanto. C'era la prospettiva fino a poco tempo fa di fare, c'erano già finanziate le piste ciclabili nuove che dalla costa andavano sul Torrente Vibrata, sul Salinello e sul Tordino. Non si faranno più per dare priorità ad altre cose che sono giustamente, che hanno giustamente avuto la priorità, però adesso non si faranno. Ci mancano le infrastrutture, ma da Roseto a Teramo esiste un percorso naturalistico palinato con i cartelli dove uno possa arrivare da Roseto piuttosto che non da Martinsicuro a Teramo? Cioè, di tutte queste cose noi ne siamo privi. Allora, vogliamo dire agli operatori cosa vogliamo farci con questi soldi o vogliamo chiuderci i bilanci comunali? Chiaro che gli operatori non lo accettano. Da come è impostato il ragionamento lo vedi subito. Se tu mi chiami prima, facciamo una progettualità di un anno e mezzo, discutiamo di quello che vogliamo fare e poi dopo decidiamo come finanziarlo, questo è un ragionamento. Se tu mi chiami perché dici guarda, voglio mettere l'imposta di soggiorno senza nemmeno, tra le varie, essere particolarmente pronto dal punto di vista normativo e vogliamo farci qualcosa, perché io sono stato anche amministratore, ti posso dire, oggi come oggi i bilanci dei comuni non si fanno più come si facevano prima, adesso il bilancio è per cassa, significa tu incassi tot e nella previsione delle spese mi puoi dire che spenderai tot. Ciò significa che gli importi di quest'anno dell'imposta di soggiorno non sarebbero utilizzabili per il turismo, ma sarebbero utilizzabili salvo che i comuni abbiano la disponibilità attuale in bilancio per metterli su altri capitoli, sarebbero utilizzabili fra un anno e mezzo. Cioè, l'imposta di soggiorno è un qualcosa che il turista accetta nella misura in cui vede il territorio pronto. È pronto il nostro territorio in questo momento o si sta preparando sotto questo punto di vista? Ci ricordiamo quello che è successo a gennaio, anzi approfitto per ringraziare tutti gli operatori turistici dell'autentico miracolo che hanno compiuto a gennaio di quest'anno, perché non si apre un albergo in 24 ore senza aiuto, anche gli alberghi che hanno aperto in 24 ore sono stati aiutati dai colleghi, ci si è scambiato personale uno con l'altro. Ci sono stati operatori che mentre erano alla fiera turistica, alla fiera del turismo di Bruxelles, provvedevano alla gestione della riapertura dell'albergo ed è stata Ecco. una grande, grande, grande prova di capacità tecnica che abbiamo gestito da Giulianova, mi ricordo, oltre ben 4.500 persone arrivavamo alla gestione degli operatori. Per cui, cioè, parliamone bene, poi se vuoi entriamo anche nel tecnico di quello che è l'imposta di soggiorno. Però è chiaro che la base deve essere questa, cioè, gli operatori della costa vogliono vedere una coscienza territoriale, sentire parlare di proposte e di progetti per lo sfruttamento di questi soldi, Ecco, dopodiché ti piace se ne può qua? Questo parlare. Beh, come fa a non piacermi? Piace a è centinaia fatto dalla di migliaia di... terrazza dell'Europa. Ah, bellissimo, ci piace a centinaia di migliaia di persone del mondo queste immagini del lungomare monumentale di Giulianova, così come belle sono le altre nostre cittadine, perché non deve piacere a me, anzi. Perché tu sei del nord. A maggior ragione, sono stato ampiamente attratto da questi luoghi Tu sei originario meravigliosi. di Pontida? No, decisamente no. Sei stato là. Sono stato recentemente a Pontida per altri motivi, proprio. Cioè? Innanzitutto non è la prima volta che ci vado, ci sono stato, Bravo, perché, ma allora ma per come... un discorso abbastanza goliardico, sostanzialmente anche per controllare da vicino Ah. E quelle che sono le proposte concrete. ti sei incontrato col sindaco di... Mi sono Col incontrato sindaco di col Campli. sindaco E di Campli, sì. che ha detto? Tu hai chiesto a lui che fai tu qui o viceversa? Non ci siamo esattamente parlati proprio di Ma vi questo, siete buongiorno, visti? ci siamo visti, Beh, buongiorno, buonasera, no, in ciao, tutta come quella stai? gente si incontrano due persone nello stesso comune e non parlano. Parlano, sì, ma era presente anche con la fascia, per cui era del tutto ovvio che fosse una presenza politica la sua, Ha detto, all'improvviso è venuto sulla con strada di prospettive Damasco, di... ha detto. Ma probabilmente è una cosa a cui stava già pensando Damascato è stato. da parecchio tempo, Tu no, sei andato a controllare, ma... non è... Allora, se c'è una cosa che
che è ben presente nella mia coscienza, è l'unità territoriale d'Italia, cioè proprio questo non è, è No, una, tu sono garibaldino, lo dichiaro sei un pubblicamente. garibaldino, un garibaldino. Garibaldino non lo so, sono uno che Chi è che tiene. lottò per l'unità d'Italia? Beh, lui. Sono uno che tiene in maniera particolare al marchio Italia nel mondo, allo Come è Stato nel suo sofferto complesso. adesso di non aver potuto dire brand, messo marchio subito. Immediato, ormai proprio Ormai adesso. quasi. Che Vado di brand plano, pare che giuro. siete più istruiti, più bravi, come ci mettete parole in inglese? Guai, questa parola in inglese, Beh, no? io capisco e mi piace la tua Ma voi battaglia magari che fai mettete un bel per. congiuntivo con lo condizionale, ma succede, Che fai per eh? l'italiano, però adesso purtroppo gli inglesismi fanno parte del lessico quotidiano. Molte persone nelle professioni parlano in questo modo, i giovani in modo particolare, Ma succedono insomma. le cose, hai visto l'università che hanno dovuto fare, alle università hanno dovuto mettere una lezione, non so, quante volte a settimana, di grammatica italiana. Come Questo è grave, mai devo tutto dire ciò? che, come mai, non lo so, cioè, io mi limito a fotografare dinamicamente quello che accade, so che in altri paesi non accade, per esempio in Francia o in altri posti dove tengono molto alla lingua nazionale, addirittura anche i dialetti locali, ed è giusto che i giovani sappiano e conoscono perfettamente una lingua come Io così l'italiano. farei, faccio un bel esame, se tu lo superi, l'esame di italiano, allora puoi andare a imparare le altre lingue, se no ti stilla. Guarda, questo fa parte del DNA italiano, poi andiamo su altri discorsi. Noi siamo completamente liberali, lasciamo fare sempre tutto a tutti. Lasciando fare sempre tutto a tutti significa che invece di condizionare noi con la nostra cultura, come potremmo fare quello che dobbiamo fare gli altri, ci lasciamo Invece che hai condizionare. fatto allora poi a Pontida? Hai mangiato? Ho mangiato la salamella La bergamasca, per esempio, salamella bergamasca, bergamasca. che si rassomiglia a quale nostro insaccato? Ha messo una salsiccia larga e piatta, buona, L'asta, cioè, quindi ci stavano come in tutti i mercatini, ci una stavano sagra, una festa di partito, una festa dell'unità, una festa, pure là. quello No, è, e che non mangiate la salamella la salamella bergamasca? È bergamasca. bevuto pure dopo aver mangiato? Sicuramente sì, Da vino solo rosso e stavi? birra. No, stavo con degli amici Tu sei originario di? Queste io sono originario di Legnano in provincia di Milano e abito a Castellammare. zone belle di battaglie famose, Legnano, e tu te ne vai là. Me ne vado là, ripeto, è una Sei cosa. lombardo, sei lombardo. Il mio DNA è lombardo, sono nato lì, non lo disconoscerò mai. Ho Oh, poi viaggiato e come sei vissuto per arrivato a tutto il. Giulianova? Che cosa ti ha spinto non solo ad arrivare, ma a restare? A Giulianova ci sono arrivato circa 15 anni fa, non mi ricordo Come accadde? esattamente, di ritorno dagli Stati Uniti dopo aver finito Ah, dillo che facevi negli Stati Uniti. Capito un incarico pluriennale con la Ford Motor Company per la quale che mi faceva occupavo lui? di. Aveva un incarico pluriennale con la Ford e è tornato in Mi Italia. Quindi occupavo di esternalizzazione delle strategie di marketing, di portavi le sostanza. auto pure? No, mi sono sempre occupato di formazione Il e marketing della marketing. Ford. Sono il responsabile, colui che ha portato per esempio in Italia nel 1994 le tecnologie di vendita automobilistiche che si usano tantissimo adesso, quello del tipo ti do un minimo anticipo, ti restituisco la macchina fra 2 anni. Ah, è vero, così si fa. Tu Questo, la responsabilità di questa evoluzione del mercato sei italiano, stato, uè, perfettamente sì, ne ho uè. le prove, ne ho il contesto, poi porto anche E le allora perché se fotografie. andava tutto bene sei tornato qua? Perché poi dopo la vita cambia, c'è l'amore di mezzo nella vita. Sono rientrato nel 2004, mi pare, Per sì, proprio nel 2004. matrimonio. Per un matrimonio che era traballante, che poi è definitivamente crollato al mio rientro, poi dopo, a questo punto sono Qual era il venuto primo e il secondo? il secondo. Perché lui aveva già traballato con un Avevo altro già matrimonio, traballato. eh? Tu traballi e Beh, è poi. difficile tenere in piedi i matrimoni a qualche migliaia di chilometri di distanza, proprio non è esattamente così E mo non semplice. traballi Poi ero più? anche Mo molto più giovane, insomma. No, adesso hai smesso, sì, con i matrimoni. assolutamente. Adesso mi occupo di turismo e di imprenditoria ed è la mia prima occupazione, proprio con passione, con serietà. Amo questo territorio, ho deciso in autonomia di dare tutta la mia capacità tecnica, la mia possibilità per aiutare questo territorio che merita di essere aiutato, che non esprime a livello economico
tutto quanto in realtà esprime dal punto di vista della bellezza naturalistica e della propria cultura. Ecco, è ancora una cosa inconcepibile per me che la provincia di Teramo, l'Abruzzo in generale, la provincia di Teramo in particolare, non esprima appieno la sua Oh, potenzialità. allora, com'è andata a San Benedetto? Che ti dicono i colleghi con la tassa di soggiorno? Beh, La tassa di soggiorno, l'imposta di soggiorno non piace a l'imposta, nessuno, scusa. però il comune di San Benedetto, che è un comune che da anni investe sul turismo, da anni ha creato un marchio che è la Riviera delle Palme, Noi da no. anni è più avanti di noi, hanno utilizzato in concordia con gli operatori quelle somme che sono circa 900.000 euro annui. Per esempio per rifare il lungomare di Porto Che è d'Ascoli, molto che allo bello, stato attuale è che è uno dei molto lungomare bello, più più belli bello, d'Italia. è Più vero. belli d'Italia. Però un attimo, nessuno ha detto agli operatori di Martinsicuro, per esempio, se ci sarà l'imposta di soggiorno, viene legato al discorso che il nostro lungomare sarà come quello di Porto d'Ascoli. Cioè, così si fa. Prima si fa la progettualità, si dice quello che ci si vuole fare con questi soldi, si parla con gli architetti, si parla con gli operatori, se piace il progetto si porta avanti. Non è cioè, quello che noi contestiamo e continueremo a contestare in modo pacato, ma dicendolo chiaramente, perché noi non siamo contrari a nulla. Cioè, Assoturismo non ha mai detto di essere contraria. Noi siamo favorevoli allo sviluppo del turismo. Domanda: come facciamo a sviluppare il turismo nelle nostre coste? Facciamo così, così e cos'ha? A quei tavoli noi ci sediamo, diamo il nostro contributo progettuale e se caso si discute anche di imposte di soggiorno, come si è fatto nei comuni che l'hanno fatto, c'è l'esempio di Vasto e l'esempio di Giulianova a cui ho partecipato anch'io. Però lì, ripeto, è un discorso di 4 anni di lavoro. Consulta del turismo che produce un documento, controlla quali sono le nostre località di arrivo, decide che è un turismo familiare, decide che c'è bisogno del sito Noi del turismo. familiare. Turismo familiare noi abbiamo, no? Cioè proprio Ebbene, familiare. chiaramente, Ma chi siamo ce l'ha in chiaramente Abruzzo? In vocati al Abruzzo, chi l'ha turismo messa in familiare. posta? In Abruzzo, dove è stata messa finora? Allo stato attuale l'imposta di soggiorno sta a Pescara? E Pescara, Montesilvano, Vasto e Roccaraso. tu hai sentito i colleghi che dicono? È andata bene, hanno A iniziato Vasto sono contenti, a investire. Vasto negli ultimi 2 o 3 anni, però ripeto, anche la municipalità di Vasto ha fatto un discorso molto Ma non progettuale. l'avete fatto tu quando eri assessore a Giulianova con la Ma noi abbiamo consulta? Che Giulianova, allo stato attuale sta a cosa posto, farci con quei Giulianova. soldi? Quello che ho detto, Giulianova infatti allo stato attuale il problema non si pone perché Giulianova a suo tempo, e parlo di svariati anni fa, si è iniziato 4 anni fa, ha creato le condizioni affinché ci fosse una progettualità condivisa con gli operatori, tanto condivisa che questa progettualità l'abbiamo affidata agli operatori E stessi. perché non si è Perché? fatto poi? Se era tanto condivisa, non si è fatto, non si è concretizzata. Non si è concretizzata perché negli ultimi 2 anni il governo nazionale ha dato lo stop all'introduzione di nuove Ma non l'ha imposte. tolto, non l'ha dato. Mo' questa possibilità esiste e con tutta probabilità oggi. Quindi Giulianova è avvantaggiato perché già ha fatto la programmazione. Giulianova non è che è avvantaggiata, ha fatto tutto quello che doveva Per fare, è già dire, all'accordo con gli no. Invece operatori. Roseto no, Roseto sta cominciando, Lì si com'era? sta cominciando da zero e noi contestiamo. Questo faccio su tutta la costa, il fatto di cominciare da zero, proprio non ci si sveglia e si dice facciamo. Che facciamo? Che facciamo? Prima decidiamo cosa E facciamo, certo. dove lo facciamo, cosa vogliamo essere, quanto investiamo, decidiamo come finanziarlo, l'imposta di soggiorno può essere una alternativa In comune al pare che ci reperimento sia anche degli una voce di investimenti. bilancio, 500.000 può essere. Sì, mi pare di sì. Sì, Di che se dici comune mi pare, sì, stiamo Giulianova. parlando? Attorno ai 500. Vedi? Parlo È una bella di somma. qualche mese È fa, una adesso bella io somma. sono svariati mesi che non. È una bella somma, no? È una somma che ha Interessante. quasi
congrua possibilità di Ecco, di tu che sei essere. esperto, tra le prime cose che potendo spendere questa somma per aumentare il turismo in giornata, che ci faresti? Conoscendola ormai la Allora, città? gli operatori hanno già fatto un programma che è Sì. stato condiviso con me. Si Oh. parte prima dal potenziamento della promozione turistica online, cioè un sito del turismo che sia veramente professionale, capace di far conoscere la città e toccare tutto il mondo pieno di servizi. Occorre potenziare il trasporto con le famose navette che prima avevamo, adesso non ci sono più, che dalla costa portino a Giuliano Valta e a tutti i luoghi di cultura In tutti i del. luoghi, in tutti i laghi. No, Tutti i luoghi, in la tutti i laghi di paracanzola, Giulianova. sì, poi. Occorre potenziare la serie di servizi informativi, occorre aumentare la capacità di essere presenti nel discorso ludico, cioè nelle manifestazioni, senza spendere centinaia di migliaia di euro, però si possono fare. E occorre segnalare perfettamente quali siano i percorsi turistici, quali siano i percorsi dello shopping, quali siano i monumenti. Occorre mettere dei tabelloni digitali. Tutto quello che è un servizio al turismo. E guardate che centinaia di migliaia di euro sembrano tanti, ma si fa in un attimo a spenderli sotto questo. E occorre una progettualità condivisa, occorre investire pesantemente nel rifacimento del centro cittadino che noi abbiamo individuato nella zona Come si sta lungomare, facendo? che a questo momento si sta facendo. Ma il fatto che si stia facendo, scusami Francesco, che si sta facendo proprio con serenità, anche perché di prospettiva il Comune saprà di poter contare sugli introiti delle imposte di soggiorno, che consentiranno non solo di fare quel pezzo di via Nazario Sauro, ma di No, non va. allargarlo alle altre Beh, vie e certo, di non creare una basterebbe. città sostanzialmente con un'immagine nuova sul Lido. Ma questo si deve fare. E a questo punto gli operatori per loro stessi non è che hanno detto di no. Dopo le resistenze, se tu mi fai la città nuova, io sono d'accordo, ma lo devi scrivere. Noi abbiamo fatto a suo tempo anche una delibera di giunta, abbiamo destinato l'utilizzo del 40% delle somme per la progettualità degli operatori. Ripeto, cioè, perché tu dici. Non sono d'accordo su come viene gestito il discorso degli imposti di soggiorno in questo momento, perché i comuni in generale non hanno progettato, non hanno creato una coscienza territoriale e difficilmente gli operatori potranno essere attualmente d'accordo su un qualcosa su cui non si sa come andrà a finire. Tra le varie c'è anche una discussione a livello nazionale su cui si parla di più o meno revisione del discorso dell'imposto di soggiorno. Già si parla di revisione. Si parla di un diverso modo di interpretare l'imposto di soggiorno, però di questo se ne parla a livello nazionale e è chiaramente un problema che andrà risolto là, perché se tu togli l'imposto di soggiorno ai comuni che attualmente ce l'hanno, dovrei trovare un altro sistema per finanziarli. Però sono cose che non competono a me. Quello che compete a me è dire chiaramente che la promozione turistica passa sempre e comunque dalla progettualità e dall'organizzazione, mai dall'estemporaneità. Una manifestazione da 100.000 euro non è promozione turistica, non lo è nella misura in cui non si ripete, non lo è nella misura in cui tu già a novembre, operatore turistico, devi poter dire che c'è quella manifestazione, non lo è se è slegata dalla capacità del territorio di essere se stesso. La faccio breve: un concerto di Ron da 50.000 euro, posto che fosse quello, è in parte promozione turistica. La promozione turistica si fa promuovendo le manifestazioni del proprio territorio che sono continuative e che portano migliaia di persone. Promozione turistica è fare. La nostra costa, per esempio, è particolarmente vocata per quanto attiene i tornei sportivi, i tornei di calcio, di cui c'è una grande passione nella nostra zona. Un torneo giovanile di calcio fatto a giugno porta svariate migliaia di L'ho fatto persone. già, è successo. O di basket, anche è Con il successo. basket lo stanno facendo, quelle cose vanno promosse. Noi a Giulianova abbiamo il Festival delle Bande, che ormai è una tradizione. Quella è una manifestazione che va portata avanti e che va sostenuta, ma deve essere pubblicizzata per tempo. Interventi strutturali, queste sono cose da fare, ma tutto, ripeto, tutto questo discorso in realtà manca.
perché se noi andiamo nelle nostre cittadine costiere e parto da Silvi e arrivo a Martinsicuro, probabilmente quello che sarà il cartellone estivo dell'estate prossima non è che È non che scaduto. è in itinere, cioè è proprio, è finita. Scaduto il tempo. Devi completare il concetto, lo puoi fare. Sì, non è che è finita, No, è finito il semplicemente nemmeno si è tempo. iniziato a parlarne di questo genere di discorsi, cioè non, per cui di che promozione stiamo parlando? Tu lo sei. Veniamoci Grazie, incontro, prego. grazie. Grazie a Gianluca Grimi, Grazie Astoturismo. Grazie a voi per all'ascoltatore, averci grazie a te, seguito. Cristiano.